Quanta roba! Mamma mia, non ho mai visto un piano così. Benvenuti in Edge of Fate, signori. All the world is a game board, and us men and women merely players. I alone do not play. I maintain the rules. You have choices, and I have predestination. Your choices, though, are merely a rediscovery of that which you already know. Oh. Win this and claim my token. Ho abbastanza paura di quest'uomo. Stai oltrepassando una torre in una fitta foresta quando appare un mago. Cos'è quel simbolo strano? Vabbè. Sono Bazagra, il mago, ed ho una proposta per te, avventuriero. Ho localizzato un potente cristallo oscuro, ma la caverna che lo ospita è infestata da golem di lava. Ma pensa a te. Quei bruti primitivi avvertono la sua potente influenza, ma sono incapaci di utilizzarla. Se andrai a liberare la caverna per me, modellerò la gemma in uno strumento magico con miracolose proprietà curative, che entrambi potremo utilizzare in futuro. Allora, che ne pensi, mercenario? Mi aiuterai ed aiuterai te stesso? Non tardare. Ho già previsto la tua vittoria e il tuo rapido ritorno. Hai proprio una nuova missione più avanti. Pazzesco. Ottimo. Ottimo. Qua ci serve davvero. Rivelami tutto. Perché non mi rivela tutto? Ah, così mi tocca scendere lo stesso. Va bene. Goblin. Questi qua sono quelli che mi rubano. Divertenti piccoli compagni. Allora, mi hanno rubato del cibo, probabilmente anche uno scudo. Sì, no, mi hanno rubato l'arma, perché infatti ho misure disperate. Eccolo là, quello che ha la mia arma. Uccidiamolo. Per primo. Stramorto, perfetto. Dove sono gli altri, signor? Ok. Bang! Bang! E ci siamo recuperati tutto. In pratica questa carta è massacra i ladri, che è meglio. E continuo per la mia strada. Non ho ancora capito come c'è, come possa accadere. Cioè, io rischio di perdere davvero qualcosa, perché sennò questa carta è davvero inutile. Ma come rischio di perdere qualcosa? Mi sfugge qualcosa. Forse sei talmente tanto bravo. Oh, il mitico prestito. Sì, sì, ti voglio bene. Oh, finalmente vediamo sta cosa. Anzi, no, aspettate un attimo. Vabbè, dobbiamo investigare. Abbiamo fallito? Abbiamo già finito la carta? Sì. Perfetto. Perché, vi ricordate, lì c'era da tagliare le liane. Avevamo l'arma troppo poco potente la volta scorsa per tagliare le liane. Invece nella run precedente che non avete visto avevo un'ottima arma, penso proprio quella che ho adesso, e quindi le liane le ho distrutte. Poi hanno fatto pescare un'altra carta, dovevo andare là e c'era uno strano altare dove dovevo piazzare tre anelli che non avevo, e quindi per fortuna non sono riuscito ad andare avanti, così che possiamo farlo assieme. Quindi stavo guardando adesso, sì, avevo davvero tre anelli per poterlo fare, ma ho sbagliato subito, quindi fine del DLC. Detto questo, di nuovo prestito? Ancora? The gods look upon you favorably. Vuol dire che adesso mi dà... Vabbè, lo vediamo. In the shadows and seek the light. Allora, una notte, mentre attraversi le strade scure di Verona, un nobile a cavallo, che poi non sembra un nobile a cavallo, cioè sembra che lui abbia il cavallo, cioè la testa del cavallo in mano, tipo quella del padrino. Un nobile a cavallo di un possente stallone quasi ti travolge. E io l'altra volta ho fatto, ovviamente, ti scusi umilmente. E lui ti dice tipo: ah, levate di mezzo, contadino. Mia figlia è scappata via con un contadinotto. Allora io dicevo: magari sono quei due amanti, colpa nostra? Chissà. Ora cerchiamo di derubarlo, perché il token non me l'ha dato. Aia.
Vabbè, signori, cioè dai, mi prendono in giro. Perché è diventato così facile? Ti assesti, balzi sul cavallo e fingi di voler attaccare il cavaliere, che ti respinge con facilità. Nel frattempo però riesci ad afferrare il suo borsello e ad agguantare del bottino. Oh, grazie. Cure raddoppiate. Detto questo, andiamo qua. Oh, i menestrelli. We have lost so much, you and I. Yet even to this day these minstrels play on tirelessly. Avevo richiesto loro una canzone, giusto? Il duo ti spiega di avere talenti. Ah, e poi non li avevo pagati abbastanza. Beh, ora che ho dell'oro, chissà cosa vogliono. Vediamo. Paga i menestrelli metà del tuo cibo. Va bene, dai. I menestrelli si accontentano. Ma che schifo, è perché non potevo fare l'altra scelta, di nuovo? Ovviamente alla fanciulla non chiedo di essere benedetto, ma chiedo delle provviste. Grazie fanciulla. Grazie fanciulla. Perfetto, andiamo giù. Ho zero di oro, cosa vuoi andare giù? Traghetto! Lo so ragazzi, mi sto rendendo conto che questi video stanno facendo schifo, ma la batosta del blackout davvero mi ha fatto malissimo. Non so come svegliarmi, non so come rendermi attivo, porca miseria, mi dispiace davvero. E più mi dispiace, più penso al fatto che mi dispiace e quindi sto male. Scusatemi. Anche qua dico, non mi stupirei dei non mi piace, anche perché mi mettono non mi piace nel video in cui dico finalmente mi sono fatto ammettere all'esame, boom, non mi piace, ah grazie, cioè che senso ha mettere non mi piace lì, questo non lo capisco. A parte ciò, ci vediamo a un prossimo video, alla prossima, ciao, con quale voce?